vogliono comprendere l'arte, ma nessuno cerca di capire il canto di un uccello. Il problema nell'arte è un problema di traduzione. Tutta l'arte è insieme superficie e simbolo. Bisogna vagare sotto la superficie. Lo stile è spesso qualcosa che blocca l'artista nella stessa visione per anni, anche per una vita, e potrebbe diventare sterile. Sebbene ci sono grandi pittori con stile, preferirei comunque non avere uno stile. C'è il materiale, ci sono gli attributi dei colori, i toni, le sfumature e tonalità. Ci sono milioni di note da suonare, ma non c'è tecnica. Sappiamo perché due colori cantano quando messi fianco a fianco? Non si può mai imparare a dipingere attraverso un lessico. L'arte nasce nel profondo di noi. È stato così con gli abitanti delle caverne, per cui la loro necessità era la magia e la sopravvivenza. È stato così con gli egiziani, per cui lo spirito del sistema di governo ha prescritto i giganteschi monumenti per commemorare l'eternità. È stato così con lo ziggurat di Babilonia ed è ora con l'uomo moderno, per cui la sua necessità è più psichica e universale che mai. La maggior parte dei resti della civiltà estinta non sono altro che la prestazione dell'artista nel suo tentativo di creare continuamente nuovi valori, perché credo che la dignità dell'artista risieda nel suo dovere di mantenere sveglio il senso di meraviglia nel mondo. Alcune persone parlano del caos e che la natura è caotica e che l'artista li mette in ordine. Questo è assurdo, perché la natura è in perfetto ordine, poiché è la creazione del grande architetto. Tutto ciò che possiamo sperare e di mettere un po' di ordine in noi stessi. Tutto ciò che è veramente nato dalla natura e muove lo spirito umano è realismo, anche se non ci sono immagini di persone, case e alberi. In quanto la verità e la validità non sono determinate dalla forma degli elementi, ma dalla loro interazione. Ciò che ci imponiamo non emana da noi, quindi non è la verità. Ciò che conta è ciò che proviene spontaneamente e impulsivamente da un bisogno interiore urgente. Il pensiero è dipingere e non cosa dipingere. L'idea non è stata pensata o stabilita in anticipo.
cambia mentre è fatta, come cambiano i pensieri. La tela per me è come una sfera di cristallo in cui lancio la mia vernice e vedo che tipo di magia accade. Nessuna generazione o individuo è interessato all'arte nello stesso modo come qualsiasi altro. Ogni generazione ed ogni individuo porta le sue categorie di apprezzamento alla contemplazione dell'arte, pone le sue esigenze sull'arte e ne ha il suo uso. Il lavoro di ogni uomo, se di letteratura o musica, immagini o architettura, è solo un ritratto di se stesso. Noi possiamo raccogliere tutto ciò che è buono per noi dovunque possiamo trovarlo. Se abbiamo un temperamento, apparirà sicuramente nella nostra imitazione. La bellezza è negli occhi di chi guarda e non secondo una serie di dogmi. È al di là di tutti i canoni. Ognuno è un genio almeno una volta all'anno. L'unica differenza con il vero genio è che quest'ultimo ha i suoi idee geniali messe insieme. Tuttavia dobbiamo prestare attenzione a nozioni come genio e ispirazione, sono una specie di baghetta magica che dovrebbe essere usata con parsimonia se uno vuole vedere chiaramente. Nel frattempo non resta che lavorare. Mi concentro sugli elementi formali dell'arte, il colore, la forma e la struttura allo stato puro. Il mio obiettivo è di raggiungere un'armoniosa unità estetica. Lo scopo delle mie composizioni è quello di raggiungere un richiamo visivo diretto, non contaminato dalle associazioni non artistiche di soggetti religiosi, storici o letterari. E semmai uso una figura riconoscibile, la riduco a semplice simbolo che è evocativo piuttosto che descrittivo. Per questa ragione mi sono astenuto dal dare ai miei quadri titoli o nomi che sicuramente disturberanno la libertà di selezione dello spettatore, incatenando i suoi pensieri con un titolo o un nome definitivo e proibirgli di sognare i suoi sogni. Do ai miei quadri numeri più appropriati per la loro natura non rappresentativa. Quindi lascio agli spettatori diverse porte alla fantasia, come il dottor Carl Jung ha detto dei numeri che sono la connessione tangibile tra le sfere della materia e la psiche.
La serie completa delle opere di un artista è solo la storia della sua vita. È un continuum e penso che sia ingiusto sezionare questo processo completo in episodi datati. In ogni caso, qual è la data rispetto all'eternità? È così minimale. Tuttavia, non mi dispiace mettere le date sui miei dipinti perché non sono per le teorie, ma per lo spirito. La gioia assoluta dell'artista è quando il suo intelletto e i suoi sentimenti si uniscono e si fondono l'uno con l'altro e quando l'intero uomo è al lavoro. È allora che il processo creativo è completo. L'arte moderna ha raggiunto una profonda rottura con il passato. Nuovi valori sono emersi e vecchi valori sono cambiati, ma la maggior parte delle persone considera nuovi valori con ostilità, sebbene i nuovi valori non siano importanti quanto lo spirito che rivela. Certamente l'arte senza tradizione è come un gregge di pecore senza pastore, ma senza innovazione è solo un cadavere. Bisogna stare molto attenti con la libertà, perché la libertà di non fare una cosa richiede di fare qualcos'altro imperativamente. Tuttavia, l'arte, come la vita, dovrebbe essere libera, perché sono entrambi sperimentali e non si può sperimentare con un canone come guida. Ci sono giorni in cui la solitudine è una libertà inebriante e giorni quando è un veleno che ti fa battere la testa sul muro. Credo tuttavia che sia nella solitudine che sia concepito il lavoro della mano, della mente e del cuore. L'arte è un processo senza confini e senza tempo. Cambia su e giù, ma non migliora mai come la tecnologia e la medicina migliorano. Non esiste arte figurativa e non figurativa. Tutto ci appare nelle vesti di una figura, altrimenti non possiamo vederlo. Il successo è pericoloso poiché si inizia a copiare se stesso e ciò può portare alla sterilità. Tuttavia, il successo è importante perché purtroppo la maggior parte delle persone apprezza un'opera d'arte in relazione al suo successo. Alcune persone credono che gli artisti siano quelle persone dall'aspetto misterioso che vivono sempre distanti in alienazione dagli altri, in una sorta di solitario torro d'avorio.
ma non sono d'accordo. Penso che l'artista abbia bisogno delle persone perché l'immagine vive solo attraverso la persona che lo sta guardando. E vorrei anche citare il grande Robert Frost dicendo: prima di costruire un muro vorrei chiedere che cosa voglio lasciare all'interno o lasciare fuori.